Ciao dolcezze, oggi video dedicato alla Nail Art Collection di Deborah Milano. Sono dei nuovi smalti, nuovi prodotti dedicati esclusivamente alla Nail Art. Allora, adesso vi faccio vedere prodotto per prodotto e ovviamente dopo che vi faccio vedere il prodotto in sé, vi metto un pezzo di video con la dimostrazione, così riuscite a capire meglio come funziona e com'è il colore, come sono i prodotti in sé. Allora, inizio a farvi vedere i tre smalti. Troviamo questo nero, un nero molto molto lucido, che è il numero 71. Poi questo viola, eccolo qua, il numero 34. E questo blu elettrico, che è il numero 30. Come avete visto, sono tre colori molto molto belli. Il nero con una passata eccezionale, invece il blu e il viola necessita di due stesure. Adesso passo a farvi vedere il top coat, è questo qua della Prêt-à-Porter, è il numero 0, eccolo qua, effetto gloss. Vi dico, gli smalti Prêt-à-Porter hanno un pennellino piatto, quindi la stesura è molto molto comoda e soprattutto facile. Quindi lo smalto non cola sul girocuticole e si evitano di fare i pastrocchi. Allora, passo a farvi vedere una novità, che sono i Top Coat 3D. Eccoli qua. Troviamo il numero 102, che è un trasparente con questi riflessi brillantini particolari che cambiano colore. Quindi dall'azzurro va al verde, è una tonalità molto molto particolare. Troviamo il numero 101, eccolo qua, che è un trasparente con riflessi arancioni, verdi, gialli, insomma, hanno due tonalità diverse tra loro, ma lo stesso effetto, quindi cambiano colore e hanno dei particolari eccezionali. Come avete visto, sullo smalto nero ho applicato tutti e due i top coat e l'effetto è molto molto bello. E invece sul blu e sul viola ho applicato un colore diverso così per farvi vedere il finish. Devo dire che è un'idea molto molto bella, innovativa. Ovviamente dà un finish diverso agli smalti, è molto particolare, poi sotto la luce del sole è bellissimo. Quindi si avvicina l'estate, sotto magari le luci particolari della discoteca oppure sotto il sole, ha questi riflessi e il cambio di colore che è una figata, secondo me. Quindi sono bellissimi e soprattutto innovativi. Passo a farvi vedere gli stickers e sono tre. Come vedete, troviamo dei cuoricini color metallo, sono opachi in rilievo. Poi troviamo le farfalline, dei fiorellini, altri stickers in rilievo molto particolari. Ed infine dei fiocchettini ed altre decorazioni molto molto carine. Un'altra novità di Deborah Milano sono le Nail Art Pen. Eccole qua. Sono queste con la punta fine. Allora, esistono già le altre marche della Essence, della Kiko se non erro, non mi sono mai trovata bene con queste Nail Art Pen e ho provato queste di Deborah, specialmente il nero, questa qui, che vedrete appunto nel pezzo del video,
E mi ci sono trovata bene perché funge veramente da pennarello, quindi è come scrivere su un foglio di carta con una penna o con un pennarello. L'unica cosa, dolcezze, l'unica cosa è che macchia veramente tanto le unghie, quindi prima di applicarlo stendete una base protettiva. Già detto, la dimostrazione la vedrete con il pennarello nero. Allora, questo qua è il numero 6, poi questo qua è il bianco, il numero 01. Poi troviamo un rosa che è il numero 2, poi il verde che è il numero 5, poi il viola che è il numero 3 e poi l'azzurro che è il numero 4. Vedete, come vi ho già detto, è come scrivere su un foglio di carta, solo che scriviamo sulle unghie, quindi si riescono a fare nail art molto particolari, soprattutto di precisione. Niente dolcezze, questi erano appunto tutti i prodotti e tutte le novità di Deborah Milano. Spero di essere stata precisa nella spiegazione e soprattutto utile. Vi ricordo che nell'info box trovate tutti i prezzi e tutte le info riguardante questa collezione nail art. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!